Il circo, la danza, la musica elettronica, il canto lirico nella magia di corpi che volteggiano. L'antica arte circense del circo Zoé ha inaugurato l'edizione 2023 di Funambolica con lo spettacolo Déshérence. Sono previste le repliche fino a domenica 18 giugno al porto turistico Marina di Pescara a partire dalle ore 21:15. È uno spettacolo di altissimo livello acrobatico, musicale e anche di narrazione, chiaramente l'incrocio tra linguaggi è quello che ci porta il circo Zoé, una delle compagnie ormai più apprezzate in Europa, che ci ha onorato di scegliere Pescara come unica data estiva della nuova tournée europea. Déshérence mette insieme il desiderio, l'erranza e la resistenza, due culture che si incontrano, l'Italia e la Francia, una sperimentazione che è frutto di un preciso momento storico, una parentesi di vita reale di spaccati sospesi. Funambolica nasce come festival che entra nella tradizione del circo, in cui si pensa che sia uno spettacolo destinato unicamente all'infanzia. Sicuramente i bambini è la fascia di pubblico più attratta, poi si scopre invece che è un linguaggio modernissimo che appassiona anche gli adulti, il pubblico di tutta l'età, e tanti bambini che appunto sono venuti quasi in fasce nelle prime edizioni, oggi sono adolescenti o sono cresciuti. L'edizione è la numero 17 e quindi è uno spettacolo che non ha confini di età, di lingua e di cultura. Tra ironia e virtuosismi affiorano stati d'animo di grande seduzione. Lo spettatore viene condotto in un viaggio tra felicità e pazzia, con il fiato sospeso fra la paura e l'audacia degli artisti. E Funambolica continua al Teatro d'Annunzio con gli appuntamenti di luglio per arrivare al Grand Gala du Cirque. Con due appuntamenti, uno con uno spettacolo interamente svolto da artisti ucraini e il secondo il Grand Gala, dove ci saranno tra gli altri artisti anche russi. Quindi questo voglio sottolinearlo perché penso che sia una cosa importante. Sottolineare il fatto che l'ente manifestazioni e Funambolica in particolare eregge dei ponti e non dei muri nei confronti di questa popolazione, di queste due popolazioni che veramente oggi sono coinvolte in una guerra veramente inutile e fuori luogo.